TV7 con tanti personaggi e argomenti diversi, molti di voi avranno riconosciuto questa canzone, in questo periodo viene trasmessa a rotta di collo dalle radio private e pubbliche, ma non tutti conosceranno la ragazza che canta Non ti scordar mai di me. Allora, collegata da Milano, è con noi Giusy Ferreri. Buonasera Giusy. Buonasera, eccomi. Che effetto le fa essere in testa alle classifiche di vendita da 4 settimane prima di Ligabue, Jovanotti, Vasco Rossi e Gianna Nannini? Caspita, è una grandissima soddisfazione, molto gratificante. Diciamo che è stata una grandissima sorpresa anche per me, perché diciamo che è arrivato questo successo proprio oltre alle mie aspettative. E stamattina addirittura la copertina di Panorama, una vera consacrazione. È vero, confermo, sì. Possiamo sorprese ogni giorno. Possiamo dire cantante per caso, com'è andata? Ma no, cantante per caso no, diciamo che ho 29 anni e ho iniziato a cantare seriamente diciamo a 14 anni con delle cover band. E poi a 23 anni ho iniziato a propormi a diverse case discografiche come cantautrice. Però diciamo che è stato un percorso molto difficile. Incuriosiva sempre la voce e il personaggio, ma mai le mie canzoni. E allora ci voleva proprio X Factor in modo tale che mi proponessi con delle cover ed è andata bene. E lei è nata a Palermo, ho letto, vive ad Abbiategrasso, ha 29 anni. Di lei si dice che lavorava in un supermercato. È solo una leggenda? Sì. No, no, è verissimo, confermo. Ho iniziato nel 98 a lavorare 3 giorni a settimana come cassiera a tempo part-time. Lavoravo lunedì, venerdì e sabato e il resto dei giorni scrivevo canzoni. È stata una vita un po' precaria? Esatto, sì, confermo. Poi, come diceva lei, il successo è arrivato dalla televisione poi è volata con la sua voce in testa alle classifiche dei dischi venduti. Dicono di lei che ha un fraseggio, leggo, morbido e singhiozzato, difficile, anche questo da scordare. Qual è il giudizio che le ha fatto piacere? Ma diciamo tanti giudizi, ognuno ha un suo modo di ascoltare la mia voce. Comunque quello che mi fa sempre piacere è quando mi dicono che c'è questa particolarità unita all'originalità. E qual è il giudizio che l'ha fatta più arrabbiare? Ma no, diciamo che non mi fa arrabbiare nessun giudizio, anche se ci sono dei giudizi negativi. Non me la prendo più di tanto, ho una consapevolezza di essere così talmente particolare che potrei piacere tanto quanto non piacere per niente. Si dice, per cui, diciamo, si dice che arrivare al successo giovanissimi può stordire, nel suo caso? Infatti confermo, io sono molto contenta di essere arrivata in questa posizione a 29 anni, mi rendo conto anch'io di avere una maturità che mi aiuta parecchio, mi agevola parecchio su tante sfere di questo lavoro che è veramente molto bello ma al contempo anche molto complicato. Penso che se avessi avuto la fortuna di poterlo realizzare prima ci sarebbero state credo parecchie difficoltà più di adesso e invece l'età aiuta. Giusy, ascoltiamo un altro brano della sua canzone. Giusy Ferreri, lei canta molte canzoni famose. La canzone che abbiamo ascoltato è firmata da Tiziano Ferro. Ha mai pensato di scrivere da sola le sue canzoni? Sì, allora, la canzone che mi ha portato tanto fortuna adesso attualmente sì, è scritta da Tiziano Ferro e Roberto Casalino. Diciamo che io mi sono proposta appunto all'età di 23 anni a diverse case discografiche con il mio repertorio di cantautorato. Io ho una scrittura però diciamo molto personale,
sia nei testi che musicalmente. Chi sono i cantanti che in questo momento le piacciono di più? Beh, allora, nel panorama italiano ho sempre seguito parecchio Vinicio Capossela, Marlene Kunz, Max Gazzè, Morgan, mi piace parecchio Carmen Consoli. Poi invece attualmente panorama internazionale, gli Interpol, il Franz Ferdinand e poi beh, diciamo che per me i numeri uno sono Linda Perry. La ex cantante delle Four Non Blondes, che adesso conosciamo come grandissima produttrice, ha scritto dei grandissimi successi. E poi mi piace tanto Fiona Apple, Janis Joplin, ecco. Lei è arrivata grandicella al successo, dicevamo, come vede ora la sua vita precedente? Ci sono stati due percorsi paralleli, quelli di una vita normale e quella invece per inseguire un sogno. E tante delusioni così come soddisfazioni, ecco. Diciamo che poi il tempo, come si suol dire, chi semina raccoglie e finalmente E tutto siamo fa parte di una arrivati. grande, e tutto fa parte di una grande esperienza. E con la canzone di Tiziano Ferro che abbiamo visto, ha realizzato un video che è quello che sta andando in questo momento in onda. Ed è un video intrigante, un po' alla Almodóvar, con un finale a sorpresa. Tra l'altro lei qui ricorda un po' la Ferilli, molti lo hanno sottolineato. Non voglio Grazie. svelare il finale, lo vedremo fra un attimo. Lei ce lo fa un regalo? Lei ha detto di essere molto legata a una canzone di Gabriella Ferri. Ah, sì. Ci canta il motivo? Va bene. Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita. Quedada así, sentada a la orilla del mar y las manos llenas de perlas, sole en tu frente y ella sorrisa. Va bene così, dai. Grazie Giusy di essere stata con noi e adesso sveliamo il segreto del video e poi cambiamo pagina. Abbiamo mai scritto un lieto fine, era previsto, sai.